sono Cianciotta Maria Teresa, componente della segreteria regionale della UIL Torino e Piemonte. Faccio parte del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Torino. L'argomento per cui sono stata invitata, coinvolta come parte sindacale sulla questione che interessa a tutte e tutti è sulle discriminazioni nei luoghi di lavoro. Le discriminazioni sono un fenomeno in crescita. Discriminare vuol dire escludere le persone, vuol dire isolare le persone, vuol dire fare in modo che la persona si senta proprio diversa dal proprio vicino, dalla propria vicina di postazione. La discriminazione sui luoghi di lavoro non è solo da una parte, è sia da parte dirigenziale che da parte dei nostri compagni e compagne di lavoro. Faccio un esempio pratico per capirci. Il rientro dalla maternità alle volte porta a non avere la stessa postazione che io ho quando lascio il posto di lavoro per andare in maternità, poi mi ritrovo magari ad avere un isolamento per quanto riguarda chi lavora in ufficio, con magari la scrivania spostata, o chi lavora in unità produttiva messa in altra postazione per crearmi un disagio. Questo è un tipo di discriminazione forte. Io posso essere discriminata in vari modi, se sono troppo alta, troppo bassa, troppo grassa, troppo magra, quello è un tipo di discriminazione. Se faccio scelte sessuali diverse, in più se donna, alle volte sono portata anche a rinunciare all'occupazione perché magari non ho la possibilità di accedere a permessi diversi. L'azienda, se non è a conoscenza, rischia di incappare a delle sanzioni e anche a delle penalizzazioni molto importanti. La UIL, insieme al Comitato dell'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Torino, sta attuando un percorso di conoscenza e dunque tramite il canale della formazione e dell'informazione nei luoghi di lavoro per poter assolvere o comunque sanare una poca conoscenza, e dunque un fenomeno culturale che va modificato alla base. Dunque solo conoscendo, solo sapendo le norme, le regole, a cosa si va incontro, si riesce a iniziare un percorso di riqualificazione.